ci si improvvisa anche camerieri. Una serata speciale per la grande famiglia del Santa Croce Calcio al ristorante Rosenkarten di Punta Secca. I dirigenti hanno voluto indossare la divisa da cameriere per servire i propri ospiti al tavolo. A fine serata la grande tombolata con ricchi premi per tutti. È molto importante e tutto questo, diciamo, da tutto questo esce fuori lo spirito che c'è nel Santa Croce, cioè quello di tutto essere a disposizione della squadra, cercando di dare il massimo possibile per far sì che la squadra possa progredire e andare avanti, anche sia finanziariamente che come organizzazione. Ed è un campionato straordinario fino ad oggi. Senz'altro, e questo sicuramente riuscire ad avere questi risultati con diciamo investendo pochi soldi, dobbiamo dire grazie a tutti i dirigenti, all'abnegazione, all'impegno, all'onestà, alla correttezza nella gestione di quei pochi soldi che arrivano alla squadra. Lei, uno degli sponsor, ha creduto nel progetto Santa Croce. Io ho creduto nel progetto Santa Croce perché diciamo avere una squadra, sponsorizzare una squadra come Santa Croce per me ha anche una funzione sociale, perché allontana i giovani dalla strada, dà delle opportunità a chi si vuole diciamo cimentare nello sport e quindi diciamo eleva l'immagine del paese attraverso lo sport. Veramente bellissima, complimenti agli organizzatori, a tutta la dirigenza che riescono anche a portare avanti questa bellissima squadra e efficace e anche a organizzare queste bellissime feste. Bella l'occasione anche la festa degli innamorati, perché in effetti i tifosi sono innamorati della squadra. Quindi complimenti veramente a questo gruppo e mi piace perché veramente rendono e mi sento anche orgoglioso di fare parte di questa comunità. Quindi ringrazio veramente tutti, grazie di tutti. Buonasera a tutti, sono Santino Scollo e sono il responsabile del settore giovanile della Santa Croce e allenatore della Juniores. Vi voglio semplicemente dire a tutti che devo soltanto confermare le mie parole dette a settembre, che la nostra società del Santa Croce è una società anomala, perché in effetti è più una famiglia, una grande famiglia, che chiamarsi semplicemente società. In effetti stasera siamo a Rosengarten qui a Punta Secca, dove tutti i dirigenti stanno festeggiando la festa degli innamorati del Santa Croce. Ecco perché questa serata rafforza quello che è l'unione, la coesione, il senso di famiglia di tutti noi che amiamo il Santa Croce. Lasciatemi dire però che noi che amiamo il Santa Croce dobbiamo attenzionare soprattutto quello che purtroppo viene un attimino meno, è le risorse giovanili del Santa Croce, perché io penso che in una ottima società di calcio è importante prima di tutto pensare al settore giovanile come risorsa a parametro zero, come risorsa per il futuro. Ecco perché praticamente il mio focus viene sempre attenzionato soltanto nei giovani, perché io sono nato con i giovani calcisticamente parlando come allenatore e le mie attenzioni sono sempre rivolte ai giovani. Quindi invito tutti gli abitanti di Santa Croce, i dirigenti di Santa Croce e gli amanti del Santa Croce ad attenzionare, oltre all'amata squadra del Santa Croce, anche le nostre bellissime realtà. Infatti lunedì la nostra realtà, che è la Juniores, incontrerà
in uno scontro diretto al vertice, primi della classe noi e primi della classe il Comiso, e ci sarà Santa Croce Comiso, per cui vi invito a partecipare e a manifestare la vostra vicinanza anche alle giovanili, oltre alla nostra prima squadra. Voglio anche dire pubblicamente un grazie a tutti i miei ragazzi, un grazie di cuore. Sono orgogliosissimo di gestire un gruppo unito, coeso, fatto di amici, amici in campo e amici fuori dal campo. Sono veramente orgoglioso e, lasciatemelo dire, amo i miei ragazzi più di un padre come un padre. Grazie a tutti, non elenco i nomi di tutti perché sono tantissimi, però lasciatemi dire veramente che grazie, grazie ragazzi, sono orgoglioso di voi. Andiamo avanti fino alla fine, siamo arrivati a questo punto, in questo nostro percorso esaltante fino adesso. Adesso non rimane altro che crederci fino in fondo. Abbiamo le ultime 5 sfide, abbiamo ultime 5 finali. Forza ragazzi, dai ragazzi, forza juniores, vi amo. Girava il mondo, ma poi finì a far la guerra nel Vietnam. Capelli lunghi non porta più, non suona la chitarra, ma uno strumento che sempre dà la stessa nota, ratatata. Non ha più amici, non ha più fans, vede la gente cadere giù, nel suo paese non tornerà, perché se volto nel Vietnam, stop going round the stone. Nel petto due